Allora, siamo con Simone Perrotta. Prima domanda, insomma, parlando degli europei, il primo europeo che tu hai disputato è stato quello del 2004. Quella fu comunque un'esperienza molto positiva per il sottoscritto, perché comunque quando vivi un europeo è comunque una grandissima soddisfazione, una grandissima esperienza. Sul lato dei risultati non è stato così, perché nonostante la squadra avesse fatto un buon girone di qualificazione ottenendo 5 punti, è uscita a causa della differenza reti. Ecco, arriviamo proprio infatti alla partita contro la Bulgaria, dove tu segni il gol del pareggio, il tuo primo gol in nazionale, un gol che purtroppo poi non bastò all'Italia per la qualificazione alla fase successiva. Ecco, cosa ti ricordi di quella sera, soprattutto poi della cocente eliminazione? Sì, ricordo una grandissima amarezza, perché comunque la squadra si era comportata bene, perché aveva fatto la prima partita con la Danimarca non giocando benissimo, ma era la prima, era l'esordio, è sempre molto particolare la gara di apertura. Mi ricordo che ci fu un grandissimo caldo, si giocò alle 16, quindi la partita fu condizionata da questa. Con la Svezia invece si fece una grandissima partita, ci recuperò solo Ibrahimovic con un gol di tacco a 2 minuti dalla fine, però la squadra aveva espresso un gran gioco. Poi nella partita finale si vinse 2-1 contro la Bulgaria, però il 2-2 tra Danimarca e Svezia ci condannò all'eliminazione, un 2-2 che ci lasciò un po' perplessi per come era giunto, ecco, a 2 minuti anche loro dalla fine con un mezzo errore del portiere, un 2-2 che aiutò entrambe le squadre ad ottenere la qualificazione, era l'unico risultato che potesse dare a entrambi la qualificazione, così fu, però sai, io voglio sempre credere alla buona fede che il risultato sia venuto fuori dal gioco espresso in campo. Ecco, hai qualche aneddoto, qualche ricordo particolare di quella serata, qualche battuta magari, ecco, negli spogliatoi, qualcosa che ti è rimasto impresso di quella sera? No, mi ricordo che la mente di noi calciatori era più rivolta all'altra partita che alla nostra. Infatti il primo tempo si concluse con la Bulgaria in vantaggio di un gol e il trap ci disse di concentrarci sulla nostra partita e non su quell'altra, perché ci disse: guardate che se non vinciamo la nostra di partita è inutile pensare a quello che succede sull'altro campo. E poi mi ricordo la grande amarezza di Cassano quando segnò il 2-1 e forse era l'unico in campo a non sapere il risultato dell'altra partita, quindi quello è un flash che mi ricordo. Ecco, adesso un ultimo ricordo invece legato al 2008, un'altra comunque buona esperienza, quella della nazionale che viene fermata ai calci di rigore dalla Spagna, poi campione praticamente di tutto. Che ricordi hai invece di quell'esperienza? Sì, fu un'esperienza diversa, anche se poi non si vinse, però fu un'esperienza completamente diversa anche per me, perché avevo più esperienza, avevo già fatto un europeo, avevo vinto il mondiale, quindi ci arrivavo con una forza interiore diversa, con una maturità diversa. La squadra si qualificò nell'ultima partita del girone contro la Francia, vincendo 2-0, e poi alla Spagna agli ottavi, ai quarti anzi, perché c'era un turno in meno, vinse la Spagna ai calci di rigore, nonostante comunque la squadra avesse fatto una grande partita. Ecco, forse siamo stati l'unica nazione nel biennio che è riuscita a tenere testa a quella squadra lì.